Dovete sapere che non sono mai stato un grande fan dei picchiaduro. Questo perché sono scarsissimo chiaramente a giocare. Quindi quando sei scarso a fare una cosa, sempre meglio dire che non mi piace più di tanto, perché non trovo che il gioco in realtà faccio cagare. Però ecco, gira che ti rigira, devo dire, l'ho giocati tutti, ma proprio una marea. E oggi mi sentivo un pochino, pensando alla mia scarsità, di vedere in una top 5 più 1,5,5 special i personaggi lottatori più scarsi della storia dei picchiaduro mai visti nel genere, e presi per lo più per ridere o farsi menare in simpatia. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se alcuni di questi sono magari tra i vostri preferiti, perché capita, per carità, cioè anzi, quelli che prendono più botte di solito sono quelli più amati. E mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, vi si premono sempre aggiornati, fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto, e andiamo alla numero 5. Incomincerei con la Swamp Thing in Injustice 2, che tingava davvero malissimo. Era comunque molto Swamp, uno dei miei non supereroi preferiti all time, simpaticissimo, con questa cosa che in pratica è una specie di mangrovia incazzosa che difende l'ecosistema. Ma Mr. Thing, purtroppo questo è un gioco in cui non bisogna avere il pollice verde a difendere le piantine, ma massacrare supereroi a pizza in faccia. Detto questo, la Swamp non è che c'aveva il pollice verde, c'aveva il bicipite verde, e i peschi, oltre che proteggerli, li tirava anche, non c'è male. Solo che era lento come pochi dei PG visti in questi giochi, sembrava andare in slow motion, soltanto che non era così. I movimenti, pareva che, cioè, nelle mangrovie i viticci ci fosse impigliato per diana e non che ci fosse fatto. Bello, per carità, gli venivano anche le ali coi fiorellini, stupendo, ingiocabile. Alla numero 4, il Pormokujin. Chiaramente anche lui un fan favorite, almeno mio, non penso che qualcun altro lo amasse in effetti, ma siccome uno dei miei Pokémon del cuore è Sudowoodo, non so, ho sempre avuto una naturale simpatia e predilezione per gli alberelli antropomorfi dall'aspetto totalmente inoffensivo. Peccato che essere totalmente inoffensivi in un gioco in cui offendere è importante, nel senso, un gioco di botte, Gon faceva più paura, se Eddie ballava la capoeira sbotonandoci vincevi a caso, con Mokujin era tutto il contrario, potevi fare anche una combo precisa di 17 comandi. E lui comunque faceva una cosa, tirava due pugni e due cazzotti con stile, per carità, perché sembrava variare un pochino. Però fortuna la simpatia, che comunque non gli garantì un posto nel resto della serie. Insomma, era un vero pezzo di legno. Alla numero 3, il Servbot in Marvel vs. Capcom New Age of Heroes, il 2. Allora, il Servbot inizia la sua avventura fatta di manipestaggi Mega Man, pensate. Ed è un po' tipo la mascotte della Capcom. Se per mascotte intendi quel personaggio che gira che ti rigira, lo buttano in mezzo alla mischia ogni volta come meme, però soltanto per metterci il coglione massacrabile in un roster sgravatissimo. E il Servbot e i suoi amici Servbotti, fedeli al loro nome, pigliavano le botte. E di che tinta? Unica cosa era che era difficile da menare con molte mosse, perché appunto era alto un centimetro, ma di contro non faceva danni, letteralmente nulla. Però in compenso le prendeva sempre col sorriso, sia le sconfitte che le botte. È lo spirito è quello che conta. Alla numero 2, Danny Beak in Street Fighter, vari capitoli, ed eccolo il meme personificato che infine ce l'ha fatta. Perché giocare Ryu? Perché giocare Ken quando posso giocare il cosplayer di Ryu e Ken? Il Ryu e Ken in promozione 2 in 1 scontato del discount, ma il sorriso smargiasso di chissà che se non vince coi pugni, allora non vincerà comunque in effetti con altro, ma almeno il morale è sempre alto. Giocare con Dan è come vincere sempre, perché è come non giocare mai, anche se in realtà ho scoperto che pure a livelli pro viene preso qualche volta soltanto per ridere, ovviamente. Come chi ti picca Garen nei mondiali di LOL, Dan è proprio costruito sul fatto, anche narrativamente, che sia scarso come nessun altro, e allora deve essere in questa lista. Alla numero 1, Suhao nei Mortal Kombat. La storia di Suhao in realtà è molto commovente, non so se la sapete. Perché? Dovete sapere che Suhao è in realtà un wrestler poliziotto stripper mongolo neonazista in fin di vita, che però vive grazie al suo cuore cibernetico grande così, attraverso cui può canalizzare la sua forza vitale in un fottutissimo raggio inceneritore laser rosso, perché il rosso è cattivo. E Suhao, nel corso degli anni, lui stesso, essendo un wrestler poliziotto stripper neonazista, si è lasciato andare alla malvagità più pura, come era normale che fosse. Che doveva fare? E ora combatte non tanto per redimersi, quanto per uno slancio narrativo davvero toccante: uccidere tutti perché gli piace uccidere tutti. Era davvero incompreso. Un po' anche perché veniva costantemente saccagnato se lo pigliavi come personaggio, ma non state già piangendo. Lacrime agli occhi. E alla numero più uno special, tutti quelli che non sono Shaq in Shaq Fu.
un po' di sano marketing. Giustamente Shaq fu letteralmente il produttore di questo gioco di Kung Fu, con Shaq che lo fa, da qui non fa, ma fu Shaq, fu Shaq fu letteralmente, perché non è mai stato Shaq è, perché non se l'è mai cacato nessuno, e quindi già fu quando era, ci siamo capiti. Anzi, è giustamente considerato tra i giochi più orridi di sempre in generale, ma per la particolarità che era tutto il roster tra i più generici tra l'altro mai visti: lo stregone, il maestro di arti marziali, il soldato. Ecco, era tutto il roster, era scarsissimo, perché sapeva fare soltanto una cosa: dare pugni, pugni a ripetizione. L'unico che pareva avere un set di mosse quantomeno decente era Shaq, palesemente più forte degli altri. Il gioco l'aveva fatto lui e quindi vinceva lui. Ve lo buco sto pallone. E alla numero più uno, mezzo special, Pichu in Super Smash Bros. Melee. Ora, è da un po' in realtà che non metto, qualche annetto buono devo dire, le mani su uno Smash. Dalla regia mi giunge voce che Pichu è diventato viable. Confermatemi la cosa, quelli tra voi che sono pro di Smash e giocano soltanto Pichu. Non so come, non so quando, non so come sia possibile. È divenuto un campione non solo degno di nota, ma anche quasi troppo forte. Eppure i veri eroi non dimenticano gli anni di forse il peggior personaggio di sempre in un picchiaduro. Scarso come un Metapod, però non era un Metapod. Carino, sì. Coccoloso, sì. Ma pietoso pure. Era velocissimo. Però purtroppo anche a morire. Sia perché beccava danno come non mai, sia perché quasi tutte le sue mosse all'epoca avevano l'effetto secondario di autoinfliggergli danni in maniera costante e enorme. Era un fottutissimo ratto kamikaze. Veramente lo prendevi per... non lo prendevi. Ecco.